Siamo allo stand di Sony Ericsson e finalmente possiamo provare l'Xperia Play, quello che una volta conoscevamo come PlayStation Phone. Ha le caratteristiche praticamente del resto della nuova gamma Xperia, che comprende l'Arc, il Neo e il Pro. Quindi Android 2.3, nuova interfaccia diciamo personalizzata di Xperia di Sony. E però quello che ci interessa ovviamente è l'esperienza di gioco, che è superiore, almeno dovrebbe essere nelle intenzioni di Sony, superiore a quella di altri smartphone, per la presenza di un gamepad che, come possiamo vedere, è essenzialmente identico, a meglio come controlli, a quello di una, diciamo, il controllo della PlayStation di Sony. Abbiamo i classici bottoni e il pad di navigazione a questa parte, abbiamo due pad touchscreen che praticamente sostituiscono le due manopole del controllo Sony, i tasti Select, Start e i controlli destro e sinistro sul retro, che praticamente possiamo imbracciare così. Il telefono in realtà è abbastanza sottile, non più spesso di uno smartphone con tastiera QWERTY, il che in realtà è forse anche un po' un limite per quanto riguarda i giochi. I giochi disponibili al lancio saranno circa una cinquantina, però in questo momento abbiamo solo alcuni giochi in questa gallery. Vediamo appunto che il gioco si controlla come se stessimo utilizzando un vero gamepad. Dicevamo che il telefono è molto sottile e questo, volendomi guardare, è un po' un limite, perché i tasti praticamente destro e sinistro sono, insomma, non sono proprio comodissimi da impugnare. Comunque vediamo col touchpad e touchscreen. Come vedete non sono molto buono a giocare io, non è questione di controller in questo caso. E comunque in ogni caso quello che è un po' difficile fare con questi controller è appunto utilizzare in combinazione di questi tasti, perché forse il telefono è un po' troppo sottile. Comunque in ogni caso, questo è l'Xperia Play.